Nuovo episodio di Designer in Fuga, oggi ospite da Berlino, in Germania, c'è Lorenza Massari. Ciao Lorenza. Ciao. Ah, l'intervista l'abbiamo già registrata, ormai l'avrete capito che la intro arriva alla fine, l'abbiamo già registrata. Com'è andata? Guarda, mi hanno detto dalla regia di dire che è stata pazzesca, però insomma, non È so. illuminante, è illuminante. Natale, se siamo tutti più buoni e diciamo tutti la verità, bah. No, è stata pazzesca, ragazzi, è stata Oh, pazzesca. diciamolo. Facendo salire un po' di acquolina a chi dovrà vedere ancora l'episodio, di che cos'è che abbiamo parlato? Allora, abbiamo parlato di figure junior principalmente, perché questo è ciò che sono, della mia esperienza di come sono arrivata a Berlino, come mi sono ambientata a Berlino e come ho trovato lavoro, e anzi, in realtà ho cambiato carriera da una parte all'altra. E qualche consiglio per i nostri junior in ascolto, per dargli ecco, questo abbraccio prenatalizio del andrà tutto bene. Andrà tutto bene? Oggettivamente è una puntata fichissima e io veramente vi consiglio di arrivare fino alla fine anche perché ci saranno dei stravolgimenti, cose inaspettate che veramente non vi aspettate di Lolla, di Lorenza. Se stai seguendo questo video su YouTube significa che stai vedendo solo una piccola parte perché l'intervista completa la trovi nel podcast che comunque trovi nei commenti. Io sono la parte quella terribile. Chiudi gli occhi, chiudi gli occhi. Questo è Designer in Fuga, io sono Davide Pisauri, sigla. Boom, quindi nuovo episodio, come dicevo all'inizio, ospite oggi c'è Lorenza, ma da che adesso in poi ti chiameremo Lolla. Lolla, ciao, come stai? Bene, bene, tu come stai? Ah, io alla grande, ovviamente, non vedo l'ora di fare questa chiacchierata. Anche perché stiamo parlando a mezz'ora, io sono carico a bestia per registrare questa puntata perché secondo me sarà frizzantissima. Vuoi presentarti? Sì, dunque, lo so che abbiamo appena detto che mi chiamo Lolla, ma di solito mi presento che sono Lorenzo, Ok, va ok? benissimo. Ho 28 anni e faccio lo UI designer e sono venuta qui a Berlino 5 anni fa per studiare, non mi sarei mai immaginata di rimanere qui, ma sì, mi sono innamorata di Berlino tra le altre cose e quindi eccoci qua. Pensavo di rimanere, di essere rimasta nell'anonimato fino a che tu non mi hai mandato un messaggio, ma ok, prendiamo tutto come una challenge. Nessuno è al sicuro, questo è il messaggio che voglio passare. Nessuno è al sicuro. Vi troverò tutti, designer all'estero, e vi intervisterò. Ovviamente, dopo questa minaccia, vi dico che prima telecamere spente con Lolla abbiamo pescato una sola parola a caso, e il destino è stato particolarmente cattivo con uno di noi, ma io non voglio neanche dire con chi. Stavolta non sono io, anzi lo dico, non sono io finalmente, perché mi capita sempre il peggio. E sono curioso di capire come riusciremo a sopravvivere questa volta, se ce la faremo. Lolla, dai, ci credo fortemente in questa cosa. Prima domanda, dai un po' anticipata a te, come mai Berlino come città? Dunque, è stata una decisione e un po' un caso, nel senso che io non sapevo, uscita dall'università, bene che cosa fare. E mio fratello, che nel frattempo lavorava come in pubblicità, però su a Milano. Io sono di Roma, e mi ha chiamato dicendo: sì, guarda, se vuoi, c'è una figura che si chiama copywriter e secondo me potrebbe andare bene per te perché io sono laureata in lingue e linguistica e lui mi ha detto: guarda, è una figura creativa, però si occupa anche della lingua, cose che secondo me sono due cose che a te potrebbero andare a conciliarsi perfettamente. Quindi ho detto ok. In Italia non ne avevamo trovato alcune particolarmente soddisfacenti, quindi, o almeno alcune che a me avrebbe fatto piacere fare,
E abbiamo trovato questa pubblicità invece che sembra questa pubblicità, questa scuola che sembrava essere molto molto ben reputata e che ha vari succursali, ecco, insomma, in Europa. Una di queste era a Berlino, visto che io ho studiato il tedesco, mio padre ha detto: vai, cara, vai, vai a studiare, così rinfreschi anche il tuo tedesco. Ve lo dico subito, spoiler, non è successo, perché Berlino, se volete studiare tedesco, andate ad Amburgo. Berlino non è fatta per studiare il tedesco, perché troppa gente, appena inizi a parlare il tedesco e tentenni, loro ti cambiano in inglese e fanno: sì, vabbè, sei una poverella, dai, t'aiuto. Quindi no. Non è andata purtroppo col tedesco, però insomma, ecco, è andata con tutto il resto. Quindi sì. Berlino, quindi com'è come città? Come ti è sembrata sin dall'inizio? Cioè, ti è piaciuta sin dall'inizio? No, no. Io ero venuta a Berlino la prima volta con la scuola, quindi quando stavo al liceo. E tra l'altro mi era successo di tutto, cioè mi sono persa in un museo, sono rimasta chiusa nel museo, solo io, mi sono persa il documento, me lo sono dimenticato in camera, pensavo di averlo perso, sono stata l'unica tra tutti i miei compagni a non poter entrare nel pub perché loro pensavano io fossi minorenne, di tutto, guarda, Berlino non mi è mai stata simpatica. E quindi in realtà quando sono arrivata ho detto: ecco, non so perché io sia qui. Il primo mese stavo tipo così, dentro casa perché non conoscevo nessuno. E no, guarda, come inizio è stato proprio un impatto un po' difficile, devo dire. Poi le cose cambiano. Cos'è che ha fatto cambiare? Cioè, semplicemente te ti sei abituata a vivere la città o è successo qualcosa che... Io, guarda, credo che la città non la fa la città, ma le fanno le persone. Quindi puoi stare nel posto, cioè puoi stare a Rio de Janeiro, ma se stai da solo, secondo me dopo un po' ti stanchi. Almeno io sono un essere particolarmente sociale ed estroverso, ho bisogno di contatti umani. Quindi nel momento in cui ho iniziato, ecco, a fare amicizie, a conoscere persone, a confrontarmi con realtà che poi erano molto diverse dalla mia. È successo, ecco, c'è stato questo click e ecco, mi sono iniziata a rendere conto anche paragonando la mia esperienza a Roma. Berlino comunque è molto più vivibile, molto meno tensione, ecco, per me, poi parlo anche da donna, ecco, quando esco a Roma io c'ho la tensione, qua a Berlino io uscivo alle 5 del mattino da sola, mai successo niente. Quindi, insomma, è una città particolarmente vivibile, almeno secondo me, io l'ho sempre vissuta molto bene. 5 anni fa, quindi. 5 anni fa, prendi, parti, vai a Roma, cioè parti da Roma, vai a Berlino per diventare una copywriter. Com'è andata? Io non so se chi è che non è familiare con questo sentimento di, come si chiama? Di essere un pesce fuor d'acqua. Io da quando sono entrata in copywriting ho sempre avuto questa cosa del impostor syndrome, ecco Sì, come si chiama in sindrome inglese. dell'impostore. Bravissimo, quella. ce l'ho sempre avuta, ho sempre detto: oddio, ma io non mi sento che sto facendo quello che voglio fare. Però ho detto: oddio, ho fatto spendere tutti questi soldi ai miei, sono arrivata fino a un altro paese per dire a cosa? Chiamare mio padre e dire: papà, guarda, non è quello che volevo fare, questo mi prende e mi disonora proprio, cancellato dal testamento in 4 secondi. Quindi ho detto: beh, intanto arriviamo alla fine del percorso perché comunque ti dà qualche cosa, in generale non avere il pezzo di carta, ma concludere un'esperienza comunque ti insegna un sacco di cose. E io se non avessi concluso questa esperienza, probabilmente poi non sarei arrivata in design. Quindi devo dire che ha avuto i suoi lati negativi. Ti sei bloccata, Lolla? Ok, Colpa del mio internet. ti ho persa quando dicevi lati negativi. Ah sì, ok. No, dicevo che è stata un'esperienza con tanti lati negativi, ma tanti lati positivi, cioè io non cambierei niente di quello che ho fatto.
Non mi sono sentita a mio agio nel fare copywriting o pubblicità in genere, ma se non l'avessi fatta non sarei arrivata in user experience, quindi non rimpiango nulla, non rimpiango nulla. No, è vero, perché cioè, sai come si dice che tu capisci poi, cioè unisci i punti solo alla fine, quando ti volti e inizi a capire, e nel momento in cui li vivi ti sembra tutto che sta accadendo come se fosse un po' a caso. Come, quindi, quando è che scopri la user experience e capisci che vuoi fare quello nella vita? Guarda, è stato tutto molto, come tutto nella vita, tutto molto casuale. Nel senso che io, dunque, avevo iniziato il mio primo lavoro come copywriter. Non ho passato i 6 mesi di prova, qui a Berlino ci sono sempre 6 mesi di prova. E grazie al cielo, loro mi hanno mandato via al quinto mese, perché di fatto passavo le mie giornate a fare, shopping online. Solo che io chiaramente come una lo vedi, sono una persona particolarmente poco drammatica di fatto, quindi ho passato un intero mese con praticamente guardandomi intorno dicendo oh mio Dio, sono stata licenziata, oh mio Dio, la mia vita è finita, sono un fallimento, eccola là. Quindi sono autosprofondata in questo buco nero. Era successo che per caso la mia insegnante di tedesco in questa compagnia, perché offrivano anche lezioni, mi aveva presa in simpatia e lei insegnava anche per altre compagnie e quindi mi ha detto: guarda, c'è questa possibilità in quest'altra compagnia di lavorare come junior product designer. Io senza esperienza sono andata lì e a Berlino perlomeno ci sono almeno tre step che devi fare prima insomma di arrivare, di aver superato il colloquio. E io devo dire che senza un minimo di esperienza comunque ho superato tutti gli step. Poi hanno scelto comunque qualcuno che aveva esperienze in sketch, insomma, che aveva esperienze per il resto, perché è chiaro. Però ho detto, pa, comunque, bella questa cosa. Io non sapevo neanche che esistesse questa branca del design. Interessante. Quindi ho iniziato a fare un po' di sono andata a meetup, insomma, ho iniziato a fare un po' di networking per capire se effettivamente mi piaceva o no, nel senso non è un po' un salto nel vuoto. E poi alla fine ho deciso comunque di fare un bootcamp in UX UI. Esperienza migliore della mia vita. Ha veramente cambiato, non sto scherzando, ma ha cambiato veramente la mia vita. Ma in generale, UX design ha cambiato proprio me come persona, cioè io sento veramente di essere a mio agio in quello che faccio, lo faccio volentieri, spendo ore, pure la sera, proprio quando sono stanca, non mi importa, cioè mi piace proprio farlo, capito? Mentre prima col copywriter era più un lo devo fare, lo devo fare. Invece, proprio quando veramente i pezzi del puzzle iniziano a mettersi insieme, quindi questo io l'ho percepito proprio subito. Perciò è così. È stato un po' un caso, ma un buon caso, ecco. Tra l'altro, si dice sempre che il designer perfetto, adesso si parla di creature mitologiche tipo gli unicorni, debba avere comunque una preparazione a T, come si dice, cioè che tu devi sapere un po' tutto, poi vai nello specifico di qualcosa. E sono sicuro che comunque quello che hai fatto a livello di copywriting non è che ti torna utile, torna strautile quando, che ne so, disegni un'interfaccia o adesso non so, nello specifico. Anzi, cosa fai nello specifico? Allora, io faccio due cose, faccio due lavori, perché no, uno non basta, no, perché proprio parlando del fatto che veramente mi piace UX design, faccio un lavoro full time come junior UI designer e come part time faccio assistente del professore nella scuola dove anche io ho studiato. Cavolo. Ma guarda, un sacco di volte un sacco di persone sono venute da me dicendo: ma tu sei junior, perché insegni? Ho fatto: guarda, io personalmente non insegno, nel senso che c'è il professore.
Però credo che sia la cosa, una cosa che io ho imparato è insegnare aiuta ad imparare, è la cosa che più mi aiuta ad imparare, perché devi essere preparato, non ti puoi far vedere dagli studenti che non sai cose, poi vabbè, succede, ma insomma, devi sempre essere un passo avanti a loro, capito? Quindi, guarda, credo di aver imparato quasi più ad essere assistente che nel mio lavoro full time. Il corso per cui fai l'assistente è di UI, anche questo? UX UI, loro fanno entrambe le cose. Uscita dal bootcamp. Prima di tutto, il bootcamp come, qual è? Cioè c'è un link che puoi lasciare? Perché se l'esperienza è stata talmente ottima. Sì, allora aspetta, vorrei fare una nota qui, perché l'esperienza era ottima quando c'era questo professore che a me ha fatto innamorare. Lui insegna ancora lì, è il professore che io assisto. Ma loro in generale, qui a Berlino perlomeno, la qualità della scuola sta veramente scarseggiando, più per problemi di management che per problemi di insegnanti. Quindi, se dovessi consigliarlo, consiglierei di andare in quella di spagnola, quindi a Madrid, fanno anche corsi in inglese, però insomma. E si chiama Iron Hack, sono anche abbastanza famosi. E comunque sì, posso lasciarti il link dopo. E lo metto nella descrizione per chi vuole, per chi è interessato. Invece, altre, se io volessi trasferirmi a Berlino perché sento che Berlino è la mia città, prima di tutto, la consiglieresti come città per un novizio? Io sì, la consiglierei per dunque. Berlino la descrivevano anni fa come la New York europea, ora non so se sia vera questa cosa. A me Berlino piace perché veramente la descrivo così, puoi andare in giro in mutande e nessuno ti guarda, proprio è veramente molto aperta mentalmente, sono accettate, proprio molto tollerante in generale. Poi chiaramente ci trovi sempre il tedesco bigotto che ti dice: "Ah, stai andando con la bicicletta sopra il marciapiede, non ti permettere." Però insomma, è una minoranza. Comunque, però per quanto riguarda il lavoro, Berlino è la patria delle start-up. Quindi diciamo che c'è tanto da fare, soprattutto per designer. È una figura che veramente sta crescendo tantissimo qua a Berlino, però voglio aggiungere una nota. Quando entri in una start-up, molto spesso loro si aspettano un certo tipo di esperienza, o più che altro per junior. Io non la vedo come un'esperienza positiva, perché ti buttano là nel mezzo e tu devi creare cose che... E molto spesso dicono: "Sì, vogliamo uno UI designer", ma in realtà vogliono uno che faccia anche banner, che faccia pubblicità, che faccia il grafico, tante cose insieme. Quindi ecco, diciamo che la devi un attimo prendere con le pinze. Però sì, io come città la consiglierei. Escluse le start-up, è una città per junior, quindi per chi magari vuole iniziare da zero o ha Dunque, pochissima esperienza. sì, ma per quanto riguarda le agenzie, per le agenzie devi sapere la lingua. Molto spesso questo è una barriera che c'è, perché chiaramente se vuoi essere assistito o vuoi avere un mentore, è importante che tu sappia il tedesco, perché comunque le agenzie più solide sono quelle che stanno qui da più tempo, quindi magari non hanno avuto il tempo di velocizzarsi sull'inglese, o comunque sia, non è la loro priorità. Cioè, loro dicono: "Beh, tu stai qui, vuoi lavorare in Germania, devi imparare il tedesco." Giustamente, però ecco, diciamo che c'è questa priorità, non ovunque, ma per agenzie prettamente tedesche sì, diciamo che è un po' un requirement. Nella tua storia, quindi nella tua timeline della vita, che brutta cosa che ho detto, la timeline della vita, una cosa tra, misto tra lavoro e filosofico, mi sono sentito malissimo quando l'ho detto. Quindi nel tuo percorso, che è più bello, siamo arrivati al punto in cui stai facendo la copywriter, fai il corso come a un certo punto cambi, capisci che UX, UI design è il tuo mondo. Come sono stati gli inizi, quindi, da novizia nella UX UI, cioè come hai trovato lavoro, come ti sei trovata? Allora,
Dunque, premetto che io non credo molto a queste cose del sì, se sei bravo trovi lavoro in 4 secondi e mezzo. Non è vero. Non è vero. Io ero la migliore del mio corso, tant'è che il mio progetto è stato votato per il migliore. Sono arrivata in finale, ma comunque sono stata una delle ultime a trovare lavoro perché ci vogliono tante cose. Beh, io poi non volevo partire come tirocinante, volevo partire come junior. E quindi ho faticato un po' di più degli altri, però insomma, per me è stato molto un lavoro di networking, nel senso, questo ragazzo, tra l'altro, che io avevo incontrato per caso in libreria, mi Ok. aveva consigliato. Mi aveva detto: "Ah, ho visto che sul tuo LinkedIn tu hai semplicemente 300 contatti. Inizia ad aggiungere persone perché le persone che di solito, ecco, quelli delle risorse umane, di solito guardano quanti contatti tu abbia." Quindi io passavo le giornate a contattare, a stalkerare persone su internet e a dirgli: "Ciao, sono una designer, quindi per caso voi che cosa fate? Guardate il mio portfolio, datemi feedback." Io passavo veramente le giornate a fare o le design challenges, perché quando uno degli step necessari è una design challenge, loro ti danno un compito da fare, tu devono vedere come lo risolvi. Quindi fare quello, facevo pratica di UI, quindi studiavo e poi stalkeravo le persone su LinkedIn. Però devo dire che, ecco, di 50 persone che ho stalkerato, due tra l'altro senior, ma senior senior, cioè persone che veramente sono entrate in UI design, in UX, 20 anni fa. Uno tra l'altro canadese, super gentile, entrambi mi hanno detto: "Se vuoi ci vediamo, prendiamo un caffè e discutiamo del tuo portfolio." Perfetto, dai, io sono andata a prendere caffè con un sacco di sconosciuti. Però ecco, è stato moltissimo un lavoro di networking. Poi ecco, per me io sono andata veramente a un sacco di colloqui. È stato un lavoro di pratica, anche se non siete interessati nel lavoro, fate il colloquio. Non è importante, veramente porta un sacco di pratica e è un esercizio che uno deve fare. Io veramente è stato veramente allucinante e terrificante allo stesso tempo, ma è necessario. Guarda, hai detto una cosa che è sacrosanta secondo me, perché tante volte una persona arriva e dice: "No, io voglio entrare in quell'azienda lì, non me ne frega nulla di fare colloqui per altri, io voglio entrare lì e basta, Maria, hai due o tre che sono le tue preferite." E invece quello che hai detto te è giustissimo, perché se tu non fai pratica, fai una tonnellata di colloqui, arriverai nel momento in cui quell'azienda lì che tu insegui da così tanto ti chiama, e poi fai la figuraccia perché magari ti fa una domanda leggermente diversa e te non sai rispondere. Oppure torni a casa e ti stai facendo la doccia e dici: "Cazzo, potevo rispondere così." Hai Sempre, sempre. detto una cosa sacrosanta, e questo è applicabile a tutti, cioè sia il super junior che deve fare il colloquio per il suo primo lavoro a quello che è da anni nell'industria. Ottimo. Sì, guarda, poi succede costantemente che ti vengono le risposte migliori sotto la doccia o davanti al frigorifero, Esatto. ma sempre. Però sì, onestamente, anche questa è parte dell'esperienza, io credo. Ti dà tanto anche comunque conoscere persone durante i colloqui che magari non ti prendono, però magari ti consigliano a qualcun altro. Quindi secondo me ti apre solo porte farlo. Sì. Non direi di fare questa decisione a priori. Anche perché è un ottimo esercizio per te stesso, per veramente lavorare anche su
tutta una serie di cose che sono extra al lavoro, cioè tipo come ti presenti, come sai raccontare di te stesso, come sai raccontare il tuo lavoro, che in fase di colloquio, secondo me, è l'80% di quello che poi influirà sul risultato finale. Sì, verissimo, verissimo. Tant'è che a un certo punto l'ho presa un po' come un gioco e quindi ho iniziato a fare prove diverse, tipo, ok, con loro farò un po' più serio, con loro un po' più scherzoso, vediamo quale vince. È un A/B test di Sì, colloquio. esatto, Buono, bravissimo. è un ottimo approccio. Ti faccio una domanda totalmente diversa perché un po' me lo hai accennato prima, cioè ci sono stati dei momenti negativi della tua esperienza che ti hanno fatto dire, cavolo, ma chi me l'ha fatto fare? Proprio così. Oltre al sono stata licenziata da... Sì, dunque, a parte quando, ecco, quando ho finito il master, che è durato 2 anni, ho fatto molta fatica perché comunque, ecco, come copywriter, se non sai proprio a livelli altissimi il tedesco perché devi lavorare con la lingua, è tosta, veramente tosta. Tra l'altro, ecco, la pubblicità è molto più competitiva perché hanno bisogno di questi, di premi, se non hai vinto i premi non sei nessuno. E vabbè, quindi ecco, io ero tornata in Italia e ho detto, beh, inizierò a fare domanda dall'Italia. E lì ero veramente entrata in una fase di disperazione, ho detto, basta, no, cioè, basta, rinuncio, ma che torno a fare all'estero, ma che mi importa, qua c'ho la mia famiglia, sto proprio ritornata nella mia comfort zone, bello, il mio divano, ma chi me toglie più da qui? Ecco, nel momento in cui ho iniziato a pensare una cosa del genere, tac, arriva la proposta da Berlino. Io lì per lì non l'ho neanche valutata, te lo devo dire proprio con onestà, proprio l'ho presa perché era un, ok, devo togliermi assolutamente questo pigiama di dosso e devo tornare ad essere una persona un po' più focalizzata sul mondo esterno, perché io non lo so, nel momento in cui torno a casa, non so se ti capita a te, è un rimettersi le pantofole e ritornare la stessa persona che eri adolescente, e quindi sembra che tutti gli step che ho fatto nei passati 3 anni cancellati. Quindi ho detto: no, 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 devo scappare da qui, devo scappare da qui. E quindi queste esperienze, che devo dirti, 5 mesi non me ne sono resa molto conto, ma era un ambiente, riguardando adesso indietro, effettivamente abbastanza tossico. Eravamo 10 impiegati. Il capo non era mai lì, e di questi 10 impiegati, 9 si parlavano alle spalle costantemente su Slack. Cioè, veramente non lo so, veramente un ambiente da cui veramente sono contenta che mi abbiano mandato via. E anche perché se non fosse successo non mi sarei, ecco, non sarei mai arrivata in user experience, perciò voglio credere che sia successo tutto per un motivo, capito? Questo stare male per tanto tempo, per mesi a guardarsi veramente allo specchio e dire sono fallito, è servito a fortificarsi, ecco. Ma non c'era lavoro, cioè non lavoravi perché non c'era lavoro. No, in realtà sì, ma ecco, diciamo che le agenzie che più sono quotate qui ti considerano come junior che non parli il tedesco, e se sei copywriter, chiaramente, se sei un art director ti prendono in ogni caso, ma se sei un copywriter valutano tante cose. Se poi sei un copywriter mezzo anonimo come lo ero io, oddio, lascia il tempo che trova, nel senso, comunque è complesso entrare. Ecco, il mio obiettivo in generale è sempre stato metti un piede nella porta, dopodiché ti puoi muovere quando scegli. Io poi ho avuto questa cosa dopo 2 mesi, la nostra project manager ha cambiato, è andata in un'altra compagnia e lei anche mi ha preso tanto in simpatia, anzi è stata lei a farmi assumere all'inizio, mi aveva offerto un lavoro in quest'altra compagnia molto buona che lavora per Mercedes, e io ho detto, ma no, ma ti pare che faccio questa cosa? Ma non sono leale, capito? Io proprio come un'ingenuotta, proprio così, ecco, brava Lorenza, brava. E
E quindi niente, mi sono saltata questa grandissima opportunità perché volevo essere leale e poi loro mi hanno mandato via, quindi insomma, diciamo che, guarda, io le mie scelte di vita le devo riconsiderare, però non tutte. Esatto, però tutte, cioè adesso Maria eri a lavorare con Mercedes, ma non facevi UX, quindi sono tutte cose, ripeto, le scopri alla fine praticamente. Siamo sotto Natale, periodo natalizio, te mi hai detto che non torni in Italia, rimani a Berlino. La domanda quindi che ti faccio è: come si vive un periodo? Prima di tutto, è la prima volta che non torni? Solitamente tornavi, prima volta. Qual è la sensazione? Perché il Natale è un momento in cui si sta tutti insieme. Adesso non voglio aprire delle ferite in cui hai piatto. No, però capita. Cioè, io ho fatto un Natale in Canada, lontano da tutti, e, con altri italiani, e alla fine ho trovato famiglia in altre persone, cioè nel senso in, non dico perfetti sconosciuti, ma quasi. Come si vive quindi un periodo così lontano da quella che è la propria famiglia e i propri affetti? Guarda, non è semplice, ma posso dirti che io non so più neanche che giorno sia, perché le giornate sembrano talmente tutte uguali durante il 2020 che dopo un po' non ti rendi neanche conto che siamo la prossima settimana è Natale. Sì. Quindi da una parte questo non essere molto coscienti aiuta, dall'altra chiaramente no, è pesante, perché io comunque, ecco, vengo da una famiglia numerosa, noi siamo in sei. Tra l'altro quest'anno è nato il nipotino di mio fratello, quindi ho detto per la prima volta, io sono anni che cerco di far riunire la famiglia con altri parenti o con il fidanzato di mia sorella, la ragazza di mio fratello, così per avere più persone. L'unico anno in cui è possibile finalmente, perché la famiglia si allarga, tac, pandemia, perfetto. Quindi ecco, un po' per scelta, un po' per costrizione ho deciso di rimanere qui. Però insomma, non, come hai detto tu, guarda, da una parte ecco, tutti i miei amici che sono qui, molti di loro hanno deciso di non tornare a casa, e anche se probabilmente non possiamo vederci perché ecco, le regole adesso hanno stabilito un altro lockdown qua in Germania, a Natale ti puoi vedere con 5 persone, ma basta, quindi ecco, comunque sarà un Natale un po' ristretto, però insomma ecco, io sono dell'idea che ci riabbracceremo quando sarà possibile farlo, insomma non è che da qui a 2 mesi posso tranquillamente ritornare, spero, certo, che i numeri si siano abbassati e sarà tutto più semplice, io spero insomma che un sacrificio fatto oggi ci aiuti domani, questa è la morale di questa cosa. E io incrocio le dita a questo punto, perché se no sto ragazzino, sto nipotino lo rivediamo a, non so, quando compirà 18 anni. Lui l'ho visto appena nato, però sì, vediamo di rivederlo un'altra volta, io devo essere la zia preferita, accidenti. Quindi sì. La zia di Germania. Sono arrivate delle domande per te da casa. Ne ho selezionate due che sono molto interessanti, le abbiamo sfiorate più o meno, perché una è: come ti sei mossa all'inizio del tuo percorso lavorativo? Mm-hmm. Sì, beh, come ho detto, io ho stalkerato persone, credo che sia una grandissima regola. No, in generale veramente è importante il networking, è una cosa che... non solo quando stai cercando lavoro, anche dopo, perché tu non sai mai quando ti può succedere. Io ho avuto persone che effettivamente dopo che sono stata assunta, qualche mese dopo mi hanno contattato: ah sì, mi ricordo di te perché avevamo fatto questo colloquio, ti ricordi? Sì, ah, ma saresti ancora interessata? Ho fatto: beh no, aspetta, sei un po' in ritardo, però insomma. Quindi ecco, comunque in generale mantenere i contatti con le persone, questa è una cosa che ho imparato da mio fratello, lui lo fa benissimo, sarà che è stato allenato, l'ho fatto per lavoro, ma insomma è una cosa che lui fa molto bene, e io spero di seguire queste tracce. È veramente valido come consiglio, è faticoso,
perché comunque devi stare collegato costantemente, devi andare in posti, beh, adesso, non adesso, però io sono andata veramente in incontri sul design, qua a Berlino ce ne stanno tantissimi, fanno veramente meetup gratuiti organizzati da compagnie per discutere di design, che io la trovo un'idea meravigliosa e ti permette di fare networking, quindi per questo Berlino è molto facile, veramente entri in un bar, esci con 10 amici. Quindi ecco, questa è una cosa che io veramente consiglio a chiunque, se non lo state facendo, iniziate a farlo, non solo tramite LinkedIn, ma comunque veramente tenetevi vicino alle persone, perché senza persone non vai da nessuna parte, ecco. Puoi essere il più bravo che ti pare, ma se non sai lavorare in team, se non sai comunicare, il mondo è un po' più stretto, ecco. Simile, quindi comunque la risposta che hai dato te adesso e alla domanda di prima è la seconda domanda, che è più un grido di aiuto da parte di junior designer che dicono: che consigli ci puoi dare per noi che magari, perché uno non solo è junior e quindi non ha esperienza, ma è junior pure all'estero, quindi in un posto dove sei straniero. Non c'è la lingua che parli normalmente. Questo sì, guarda, io in realtà non l'ho mai percepita questa cosa del sei straniero, nel senso, Berlino comunque è una città molto, molto aperta, ma non credo che trovi un tedesco neanche se lo cerchi. Però insomma, è un veramente conglomerato di realtà diverse. Io non mi sento giudicata, tra virgolette, come straniera, quanto più come junior. Come junior sì, nel senso che comunque, ecco, il fatto che hai poca esperienza è comunque un mondo particolarmente competitivo, almeno adesso, almeno qui a Berlino. Quindi, e con il fatto dei bootcamp, i bootcamp sono comunque dei corsi super intensivi che durano pochi mesi, quindi persone che escono da bootcamp che pensano di avere in mano, ah sì, sono un designer, sono un junior, posso andare dove voglio. Non è così. Cioè, io la differenza che ho visto, che tra l'altro il mio senior me lo dice molto spesso, abbiamo assunto te perché avevi già delle basi di design, anche se avevi fatto un bootcamp di 3 mesi, sapevi discutere di design, sapevi dare delle ragioni per cui hai fatto una cosa piuttosto che un'altra. Tanti non lo sanno fare, si sanno vendere, ma non, quando si tratta poi della parte tecnica di design, si perdono perché non hanno magari conoscenze particolarmente forti. Ora, non significa, ecco, io voglio alzare le mani, io non ho fatto un corso stretto di design in pubblicità. Ho fatto anche corsi di design perché era sia per art director che per copywriter. Poi tu decidevi se specializzarti in uno dei due, ma avevo già un po' di basi pregresse di design. Però molto di quello che so me l'ha dato il bootcamp. Più io che ho continuato a studiare, nel senso, se anche, ecco, questo voglio dire, se anche una porta si chiude, cioè non pensare, oh mio Dio, ecco, è finita. Prendila come un ok, perché questa porta si è chiusa? Che cosa ho fatto questa volta che non è andata? Prossimo, capito? È più uno speed dating, capito? Che un oddio, no, sono un fallito. No, ecco, è una questione di atteggiamento mentale, capito? Che richiede esercizio, perché io, guarda, non sono un'esperta in queste cose, ci ho avuto tanta fatica, però. Anche perché mi viene da dire che comunque come i voti a scuola erano soggettivi, un rifiuto, di un'azienda, di un'agenzia, di qualsiasi cosa, può valere da mille cose, quindi pensare magari a battersi perché non si è riusciti a ottenere quel lavoro oppure perché si è stati rifiutati, può capitare. Quanto è vero, quanto è vero. È veramente, veramente un tarlo al lotto. Io vorrei che nessuno la prendesse sul personale, ma è così. Cioè, ci sono talmente tante varianti,
chissà contro chi altro ti stai scontrando, chissà c'è una cosa, un piccolo particolare di te che magari non li ha convinti e lo trovano in qualcun altro, ma cose stupide, veramente sì. Cose stupide, quindi insomma veramente non state lì ad analizzarvi, oh mio Dio, forse perché ho indossato il vestito rosso, no, sono altre le cose importanti, quindi insomma. Io ti faccio una domanda che faccio a tutti, che è super importante, e la domanda è, torneresti in Italia? Guarda, io quando sono partita da Roma ho detto, ma io guarda, faccio il master e poi torno qua, ma chi me lo va a fare a vivere a Berlino? Non esiste proprio. Cioè, adesso se mi dici torno in Italia, no, ma chi me lo fa fare a tornare in Italia? Non esiste proprio. No, non per altro, però è per il discorso che ti ho detto prima. Io sono una che ho notato che do il mio meglio quando approccio una sfida, cioè nel momento in cui mi sento non a mio agio, tiro fuori le unghie. Quindi so che tornando a casa, anche per esempio una cosa stupida, parlare tutto il tempo in italiano, è una cosa sciocca, però a me parlare in inglese mi stimola la mia creatività, per esempio, capito? E in generale mi ha permesso di confrontarmi con persone che non avrei mai fatto, per esempio tantissime persone, tra cui alcuni miei amici, una mia amica, mia coinquilina, che era venuta qui senza sapere né italiano né italiano, ciao, né inglese né tedesco, zero. E cosa succede quando hai una realtà del genere? Che ti attacchi ad altri italiani, capito? Io invece qua gli italiani li schizzo più che posso, non perché non sono nazionalista o che altro, però questa crescita ce l'hai nel momento in cui ti rendi conto di confrontarti con qualcuno che è diverso da te, capito? Non con persone certo. Che la pensano allo stesso modo. Cioè, secondo me è lì che c'è la crescita. Per questo preferirei, ecco, a meno che non mi appare, non lo sai, l'offerta della vita che non si può mai rifiutare, però ecco, in questo momento non mi rivedo in Italia, però non lo sai mai, ecco. Invece altre città nel mondo che ti piacerebbe magari trasferirti? Guarda, in questo momento con il fatto della pandemia io mi sono accorta che Berlino, almeno all'inizio della pandemia, è stata una delle città che l'aveva gestita meglio, non solo in fatto di numeri ma anche in fatto di cassa integrazione, di tutela dell'impiegato. Io, per esempio, mi hanno ridotto le ore di lavoro fino al punto da avere 0 ore per 3 mesi. Io non ho lavorato ma ho avuto sempre sostentamento dallo Stato costante. Qui se viene licenziato il giorno dopo puoi andare a riscriverti e avere un sostentamento finanziario perché c'è l'assicurazione sanitaria che ti sbena, però insomma tante cose tedesche le devono migliorare, ma su tante sono molto più avanti, ecco. Onestamente, guarda, mi piacerebbe, io ti ripeto, non sono tanto una che guarda le città quanto le persone, quindi non ti saprei dire. Preferirei, ecco, guardare i brand per cui voglio lavorare, però molti dei brand stanno in Svezia, in Finlandia, questi paesi dove non c'è luce e fa freddo. Io non sono adatta, il mio corpo non è adatto per queste temperature, capisci? Quindi c'è un problema di fondo lì. Quindi, ci devo pensare, però, insomma. Spero che questa tua denuncia possa convincere i tuoi brand preferiti a aprire, magari, a Roma o a Berlino. Ho detto, Spotify, venite più giù, e no, invece no, tutti là stanno. Tutti su, tutti insieme. Ti faccio la seconda domanda che faccio a tutti. E questa, secondo me, è carina perché ti dà l'opportunità di pensare un po' di fare un po' il punto della situazione, di quello che hai guadagnato in questi anni. E la domanda è, che cos'è che hai imparato vivendo e lavorando all'estero e che riporteresti con te in Italia? Non lo so se l'ho imparata, è una cosa che certamente sto notando, a cui faccio caso, è il cercare di non giudicare. È una cosa che a me riesce molto difficile, perché io lo faccio anche scherzando, ma sono abituata così, capito?
Però ecco, mi sono veramente, ho conosciuto un sacco di persone che non, quando tu dici qualcosa non lo fanno tipo, ah sì, ah vabbè, ma tu sei così perché, ok. Te lo dicono come se fosse una domanda, capito? Sono curiosi di quello che fai, sono curiosi di questo lato tuo, capito? Io sto cercando di essere così, capito? Di avere un atteggiamento propositivo piuttosto che uno disfattista. Ed è una cosa che sto cercando di imparare perché secondo me è un atteggiamento vincente, veramente la pratica dell'ascoltare, che io purtroppo lo vedi, sono logorroica e proprio mi riesce difficile, ma è una costante qua dentro, dello stai zitta e apri Ascolta, le sì, guarda, ascolta, l'ascolto come gli che ex designer, guarda, un fallimento, cioè, vedi? no, beh, per quello, cioè, stavo dicendo proprio perché, anche perché il nostro lavoro ci porta a fare proprio questo, cioè, sta Esatto, zitti e lascia parlare l'utente. esatto. Quando io, questo è la mia, non vedevo l'ora di parlare di questa cosa. Quando io ho iniziato a informarmi su di te per capire che tipo di domande potevamo fare, eccetera, eccetera, ho passato mezz'ora sulla tua pagina Instagram, non la tua personale, ma quella dove disegni fumetti ispirati dalla tua vita. Bravo, cioè, io sono morto, cioè, mi sono piaciuti da morire. Guarda, storia divertente, io non ho mai avuto, sai, quelle malattie del calo dell'attenzione, ma una cosa simile, almeno io ho iniziato a disegnare al liceo, se tu apri i miei libri del liceo sono tutti pieni di disegni, perché disegnare mi faceva stare attenta a quello che diceva il professore, altrimenti mi Ok. addormentavo, ma fisicamente addormentata, capito? Stavo così. Quindi quando dice, oddio, se mio padre vede questa cosa mi ammazza. Comunque sì, veramente mi aiutava a stare sveglia e poi ho iniziato a disegnare me stessa perché veramente me ne capitano di tutti i colori, non apposta, non lo No, faccio apposta. non lo faccio per esigenze di far uscire una storia su Instagram. Come si chiama la pagina? Prima si chiamava Mai una gioia, ma tradotto in inglese non significava niente perché never a joy, nessuno lo capisce. Quindi l'ho ritrasformata in classic lol perché in inglese c'è questa espressione del classico, capito? Quando fai una cosa che è tipicamente di quella persona, e quindi l'ho ritrasformata così. Quindi Classic Lolla, io metto il link in descrizione e invito tutti a seguirlo perché, giuro, dopo 10 minuti mi sembrava di conoscerti da una vita e di essere il tuo miglior amico, probabilmente. No, è bellissimo, brava. Cioè, hai un talento, cavolo, per farlo. Bravo, mi piace moltissimo. Siamo arrivati alla fine. Incredibile. Questa Ehi. cosa è vergognosa perché sono passati quasi un'ora e non ce ne siamo accorti. Io ti voglio dire questa cosa, nonostante la stiamo registrando oggi, che è un venerdì qualunque, anzi è l'ultimo giorno di lavoro, perché poi si va in ferie, questa puntata è l'ultima puntata del 2020. Quindi siamo ufficialmente a un passo da una nuova vita, questo anno maledetto lo salutiamo così. Quindi te hai questo peso sulle spalle di essere l'ultima ospite del 2020. Bene, bene, è giusto, quindi mandiamo tutti questi messaggi positivi, forza, Messaggi così. persone, concentrazione. Dai. Lolla, io ti ringrazio perché sei stata fortissima. Mi è piaciuto morire ascoltare la tua storia. Per tutte le persone che ci stanno ascoltando, chissà se siete riusciti a capire quale era la parola che dovevamo inserire all'interno del discorso. Se l'avete scoperto, scrivetelo nei commenti, mettete mi piace, condividete, fate tutte quelle robe che dicono di fare youtuber e che io non sono capace di dire. Lolla, ti saluto, ti ringrazio. È stato gentilissimo. Niente, è stato un piacere, sono sentita molto onorata di questa intervista, veramente. Oh, Spero a questo punto che mi venga dedicata una striscia su Classic LOL. Ci penserò, ci penserò. Ci penserò, è un Non no. E nel linguaggio femminile è un no, questo, l'ho capito.
No. Lolla, io ti auguro il meglio per ogni cosa, ti auguro di passare delle ottime feste di Natale e speriamo di vederci a Roma presto con la nipotina, o il nipotino, non mi ricordo, nipotina, nipotino, quella roba lì, l'erede. Senz'altro. Ciao, 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 buona serata.